La domanda è questa. Don Pasquale Brizzi è parroco a Petronà. Cosa sta portando a Petronà? Cosa sta dando di valore spirituale? Prego. Allora, Don Pasquale Brizzi, almeno io sto iniziando a conoscerlo, ancora non lo conosco bene perché è da qualche mese che è da noi a Petronà. E quando arriva un prete nuovo non è che si sta sul chi va là, però si cerca subito di interpretarlo perché ci sono state varie successioni di preti e ognuno porta la sua esperienza, il suo modo di vivere, il suo modo di fare. E con la popolazione. Don Pasquale Brizzi, devo dire la verità, è un prete secondo me particolare, una persona di un'intelligenza che va oltre, è una persona che sa stare con la gente e sa farsi amare e sa fare amare anche poi quella che è la parola di Dio, ecco, porta la gente in chiesa, ha riportato la gente in chiesa che era da un po' di tempo latente, e devo dire che ha dato in questi pochi mesi che è da noi a Petronà, ha dato una piccola svolta, perché di lavoro ce n'è tanto da fare, ma ha dato una piccola svolta a quella che è la cultura sociale e religiosa del paese, che probabilmente oggi era un po' latente. Quindi il mio augurio che posso fare è sicuramente l'aiuto sempre per ogni cosa da parte mia e da parte della nostra associazione, ci sarà sempre. Speriamo che lui possa nel tempo migliorare questa condizione di cultura e portare il paese ad un livello voglio dire sociale e religioso diverso da come ci troviamo in questo momento. Sì. Non ho chiesto il tuo nome e cognome, un po' particolare da ricordare. Sì, io sono Palmerino Marchio. Quindi Marchio Palmerino. Allora io ti pongo un'altra seconda domanda e poi giustamente chiudiamo perché i media vogliono un cortometraggio di comunicazione. Ed è questa. Tu oggi hai vissuto un'esperienza su San Bruno. Sì. Con la tua famiglia c'è stato un punto, e sono certo, di questo territorio che a te ti ha colpito. Qual è? Al di là del paese bello e tutto quello che c'è, però secondo me rimane bello perché c'è questa certosa, se posso utilizzare, mi sembra che si chiami certosa così, e con l'esperienza che ha avuto anche Don Pasquale, secondo me all'interno di queste mura dove ci sono tutti questi monaci si vive secondo me una vita veramente spirituale particolare. E io l'ho vissuta, diciamo, col fatto che siamo arrivati molto in silenzio, abbiamo visitato il paese che è pieno di chiese, c'è molta come posso dire, c'è molta antichità, cioè ho visto delle chiese. Però molto... io intendevo dire la tua esperienza individuale come genitore, come uomo, cosa ti ha colpito, sì. Come diciamo il tuo cuore è stato toccato? Certo, io oggi ho passato una giornata bellissima, fantastica, e spero di passarne altre, ma ne ho fatte tante altre di queste giornate. E l'importante secondo me è viverle veramente in modo spirituale, cioè arrivare e non guardare le solite cose. Io vedo magari tante volte, ma non oggi, non è il caso di oggi, ma ho visto tante volte la gente che va per la parte spirituale, invece poi si ritrova magari a farsi il giretto col trenino, a fare la visita ai giochini. Allora, invece... due parole e chiudiamo perché non possiamo prolungarci. Il tuo cuore, cosa ha ricevuto? Allora, io oggi me ne vado contento e soddisfatto.
due giorni fa dicevo pure a mia moglie, dico guarda con Teresa, perché avendo una figlia disabile quando ti sposti è sempre un problema, però alla fine, e adesso tra un po' andremo via, mi porto questa esperienza che nonostante con la carrozzina l'ho smontata e rimontata più di 7-8 volte. Quindi ti porti con te il cielo, certo. Il cielo nel cuore, il cielo nel cuore, il cielo inteso come Dio, certo. Nel cuore. Certo. Tu hai un angelo in famiglia, così come l'abbiamo avuto anche noi, certo. È volato al cielo questo angelo, sono segni che non possiamo comprendere, e si è fatta la volontà del Signore. Certo. Sia fatta sempre la volontà del Signore. Grazie. Abbiamo fatto una bella registrazione. Sì, sono fatto una bella.